Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura, i dati aggiornati dell'emergenza coronavirus sono 25 i casi accertati oggi di positività al Covid-19, con il totale che sale a 3.072, percentuale che è dell'1,6% rispetto ai tamponi analizzati. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Altri 25 casi positivi al Covid-19 in Abruzzo registrati nella giornata odierna. Il dato si basa su un totale di 1.157 tamponi analizzati, pari al 2,2%, in leggero aumento. Nella giornata di ieri infatti i positivi erano stati 22 su un totale di 1.400 tamponi analizzati, 1,6%. I nuovi casi fanno salire il computo complessivo nella nostra regione a 3.072 dopo i test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, nell'Istituto Zooprofilattico di Teramo e nell'Università di Chieti. 263 pazienti, meno 22 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 12 più 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 1.495, dato invariato rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 348 pazienti deceduti, più 7 rispetto a ieri, 954 sono invece guariti, più 39 rispetto a ieri, di cui 228 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 726 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 45.021 test, di cui 39.700 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 243 si riferiscono alla ASL Avezzano sul Mona L'Aquila, 767 alla ASL Lanciano Vastocchieti, 1.421 alla ASL di Pescara e 641 alla ASL di Teramo. Per quanto riguarda i 25 casi di oggi, invece, si riferiscono 1 alla ASL Avezzano sul Mona L'Aquila, 3 alla ASL Lanciano Vastocchieti, 21 alla ASL di Pescara e nessuno alla ASL di Teramo. Andiamo avanti con il nostro giornale, restiamo alle questioni legate all'emergenza sanitaria. Le regioni non avranno particolari problemi nell'eseguire le direttive richieste dalla circolare del Ministero della Salute per il monitoraggio del contagio nella fase 2, lo ha affermato l'assessore regionale Nicoletta Verì, che questa mattina ha tenuto un'audizione in Commissione regionale Sanità per fare un report rispetto alle azioni del governo regionale nell'emergenza in campo sanitario e su come sono stati spesi 30 milioni di euro ricevuti dal governo. Critico il capogruppo del Partito Democratico Silvio Paolucci, che si dice deluso dalle argomentazioni dell'assessore alla sanità. Vediamo il servizio. L'assessore alla sanità della regione Abruzzo, Nicoletta Verì, è stata ascoltata questa mattina in quinta commissione per fare il punto sull'emergenza Covid-19 e rispondere alle domande dei consiglieri regionali. L'assessore ha riepilogato come sono stati impiegati 30 milioni di euro ricevuti dal governo, dettagliando i costi per il personale, il reclutamento professionale e per le strutture private accreditate. A margine della commissione le abbiamo chiesto di sintetizzare i temi principali oggetto dell'audizione. Abbiamo spiegato un po' questa che è stata l'esperienza di questa emergenza in cui tutto il mondo della sanità non era preparato e quindi come ha saputo rispondere la nostra regione a questa situazione. Noi abbiamo un piano Covid, un piano che si differenzia in un momento in cui ci sono i tre livelli di intervento, cioè nel momento in cui c'è l'emergenza ed è il momento che abbiamo superato, il momento dell'urgenza e il momento della programmazione. Oggi siamo nella fase della programmazione così come ci viene chiesto dalle linee guida ministeriali, una programmazione in cui ogni azienda ALSA ha un punto di riferimento per un eventuale ulteriore incremento di casi Covid. Quindi abbiamo stabilito delle alte intensità e delle basse intensità per i pazienti che possono avere bisogno del ricovero.
una rete che soddisferà tutte le esigenze, una rete che non si basa solo nell'ambito ospedaliero, ma anche e soprattutto per il territorio. Una rete di assistenza per i pazienti domiciliari, abbiamo istituito l'EUSCA e un coordinamento per gestire il malato a casa. Non ci è stato presentato alcun programma. Oltre 31 milioni di euro, l'aumento del fondo sanitario di oltre 80, e quindi già fanno tra i 110 e i 120, a fronte di queste risorse non c'è neanche un programma, anzi è stato teorizzato che il programma in sede di emergenza sostanzialmente non servirebbe, però poi gli effetti li abbiamo pagati, dal ritardo estremo che dai sindaci, i cittadini e gli operatori della sanità hanno denunciato sui tamponi, a una mancanza di programmazione circa gli investimenti, per arrivare alla scarsità dei dispositivi di protezione individuale. Noi ci attendiamo di avere questo programma, perché la fase 2 deve necessariamente prevedere una rete di protezione e di sorveglianza sanitaria in grado di accompagnare famiglie, imprese e cittadini alla cosiddetta vita normale, cioè alla fuoriuscita dall'emergenza vera e propria. Aspettiamo questo programma e denunceremo fino alla fine se il programma non dovesse arrivare, come è anche accaduto questa mattina. Adesso la cronaca che ci porta ad Ortona. Un uomo di 87 anni è morto nella tarda mattinata in località San Donato dopo essere finito in una scarpata con il proprio trattore. L'uomo stava facendo dei lavori agricoli ed era alla guida del mezzo quando è precipitato per una ventina di metri in una scarpata. Vediamo. Non ce l'ha fatta Filippo D'Adamo, 87 anni, precipitato con il suo trattore in un dirupo. L'incidente agricolo è accaduto a Ortona, in località San Donato. L'anziano stava lavorando su un terreno di proprietà scosceso per rimuovere l'erba infestante, quando per causa in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo, che è scivolato per circa 25 metri nella scarpata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ortona, che hanno trovato D'Adamo disteso accanto al trattore. Il mezzo non si è ribaltato durante la folle corsa, avrebbe invece sbalzato l'anziano agricoltore, finito rovinosamente a terra. Il personale del 118 intervenuto sul posto ha tentato di stabilizzare l'87enne, ma invano. L'uomo è deceduto a causa dei politraumi riportati nell'incidente. Per recuperare il corpo è intervenuto anche l'elisoccorso dei vigili del fuoco da Pescara. Torniamo alle questioni legate al coronavirus. Nessun rallentamento per i cantieri all'Aquila. Arriva la risposta del sindaco Pierluigi Biondi sulla vicenda dei tamponi alle maestranze impegnate nei cantieri della ricostruzione e sul protocollo che le ditte devono seguire per la ripresa dei lavori. Vediamo il servizio. Allora, intanto non c'è nessun rallentamento, perché ognuno può riaprire in sicurezza secondo il protocollo del 24 aprile e secondo il DPCM del 26 di aprile. Credo che se qualche lentezza ci può essere all'inizio per effettuare i tamponi, visto che la maggior parte delle imprese hanno previsto prima di fare i tamponi e poi di riaprire i cantieri, comunque sarà tempo che recupereremo in futuro, quando non si fermerà la ricostruzione, perché il lavoro fatto oggi ce lo ritroveremo in futuro. E l'ordinanza era stata concordata naturalmente con la prefettura, è stata inviata in bozze. Naturalmente bisogna mantenere il giusto punto di equilibrio fra la libertà d'impresa e la tutela della salute pubblica, e quel provvedimento abbiamo ritenuto che fosse appunto un elemento di mediazione utile, che tenesse conto della necessità delle attività economiche di ripartire, ma anche di evitare che un afflusso sostanzioso di maestranze in questa città potesse interrompere la virtuosità di un periodo di zero contagi. Autocertificazione, tamponi e presa in carico. Sono queste le novità annunciate dall'assessore alle attività produttive della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, rispetto alle criticità rilevate in alcune aree produttive
in questa prima parte di fase 2. Ai lavoratori che viaggiano con i mezzi pubblici, spiega l'assessore, viene chiesta l'autocertificazione di non avere febbre superiore ai 37,5 gradi prima di salire sull'autobus, misura peraltro già prevista nell'ultimo DPCM del governo, ma ribadita da apposito atto pubblicato dalla Direzione Trasporti della Regione, dice ancora Febbo. D'intesa con la ASL Lanciano Vasto Chieti verranno istituiti, prosegue l'assessore, 6 punti nevralgici nel territorio del tessuto produttivo della provincia di Chieti, postazioni mobili per effettuare tamponi volontari con risposta entro 48 ore per garantire la sicurezza dei lavoratori delle principali aziende. Inoltre, sempre d'intesa con la ASL Lanciano Vasto Chieti, spiega ancora l'assessore regionale, si sono sollecitate le aziende ad una stretta collaborazione per la gestione dei casi sospetti, chiedendo l'immediata presa in carico da parte dell'ASL prima dell'ingresso in fabbrica dei lavoratori, qualora presentino una temperatura superiore ai 37,5 gradi rilevata dal termoscanner. Che forniscono lo sconto, altri addirittura che... Proseguiamo con la pagina dedicata alla fase 2 e andiamo a vedere un estratto dell'intervista che nel TG delle 14 vi abbiamo proposto in diretta al presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever, che racconta anche, dice la sua sul rapporto fra imprenditori e banche in questo periodo difficile di crisi di liquidità, e parla ovviamente della ripresa delle attività. Sentiamolo. Il sistema bancario, per quanto riguarda la mia esperienza, non più giovanissimo io, è che quando sei con la banca sei tu e la banca, per cui io credo che tutto il sistema produttivo italiano gli vada dato lavoro. Dobbiamo avere la possibilità tutti di tornare a produrre. Lo Stato, se ha soldi da spendere, ce lo dia per produrre, perché tutti questi accordi che sentiamo per le banche, a mio personale giudizio, lascia il tempo che trova. Perché le difficoltà di chi ha bisogno non troverà porta aperta nelle banche. Questa è la mia esperienza. Per me dovrebbero riaprire tutti domani, per cui con intelligenza sì, ma riaprire prima possibile. In questo ringrazio il governo regionale che ha anticipato un pochino qualcosa nei confronti delle direttive nazionali, ma se acceleriamo ancora diamo una boccata d'ossigeno alla nostra economia. Ha fatto bene il governo a fare quello che ha fatto, perché ci ha permesso comunque di abbassare fino a livelli che io sono soddisfatto di come sta abbassando le percentuali di contagio. L'imprenditore ha il dovere morale di, a qualunque dipendente o collaboratore che sia, di metterlo nelle condizioni di lavorare in sicurezza. Giustamente però anche il lavoratore non è che deve stare in sicurezza solo le ore che sta a lavorare, deve fare attenzione da buon cittadino, con quale sono convinto che gli italiani saranno, anche dopo la fine del lavoro, bisogna che impariamo a convivere con questo virus, che secondo me il terrore andar bene passerà l'estate 2021. C'è tutto il settore relativo alla ricostruzione, peraltro sicuramente saprà nei giorni scorsi la decisione del prefetto dell'Aquila, che insomma c'è stato questa specie di scontro istituzionale tra il prefetto e il sindaco dell'Aquila. Ecco, sui protocolli di sicurezza, sui cantieri che ripartono, qual è, come ha vissuto questa vicenda in particolare e in generale che opinione si è fatta? Tutto ciò deriva dalla poca chiarezza delle disposizioni governative. A mio avviso non è possibile che si faccia una legge di governo, un DPCM, che poi lascia libero arbitrio al Presidente della Regione, al Comune. Se facessimo delle direttive più certe, probabilmente ci sarebbero meno errori. Il Sindaco dell'Aquila, un galantuomo, probabilmente nella sua buona fede voleva difendere i suoi cittadini al migliore dei modi,
probabilmente secondo l'interpretazione del prefetto, altra persona squisita, che devo notare che ha riscontrato qualche anomalia, ma è frutto delle nostre leggi che spesso non si sanno come applicarle. Albergatori preoccupati per la stagione estiva, mentre moltissimi lavoratori stagionali rischiano il loro posto di lavoro. Federalberghi Abruzzo propone di utilizzare i mini bond per salvare il settore turistico. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. Gli alberghi potrebbero essere tra le ultime attività a riaprire, forse è troppo tardi per salvare la stagione estiva ormai imminente. Noi siamo totalmente in stallo. Le strutture ricettive abruzzesi, a partire da alberghi, villaggi, campeggi, residence, sono totalmente appesi ad una situazione che non conosciamo. Dobbiamo capire quali sono i regolamenti e se sono stati recepiti quelli che noi abbiamo predisposto, e quindi ad oggi abbiamo alberghi con zero prenotazioni, abbiamo restituito educatamente tutte le caparre. In queste condizioni le strutture alberghiere difficilmente riapriranno. Così molti dipendenti potrebbero venire licenziati. Gli stagionali quest'anno non hanno ancora potuto lavorare a causa del lockdown e questi, non avendo già stipulato in molti casi il contratto per la stagione, non hanno nemmeno diritto alla cassa integrazione in deroga. Secondo Federalberghi, le misure messe in campo finora a sostegno del settore sono insufficienti. Quello che ci spiace maggiormente è non poter riconfermare ad una gran parte dei collaboratori l'opportunità di poter lavorare, l'opportunità comunque di poter esercitare per molti il lavoro che fanno da una vita. A noi può salvarci solamente la cassa in deroga anche per gli stagionali, se la cosa non andrà bene, è il fondo perduto, perché 25.000 euro sappiamo bene che non sono per tutti, sono in proporzione ai fatturati e comunque si basa sul merito creditizio. Federalberghi Abruzzo si fa promotrice del Pluribond Restart Turismo Abruzzo, ovvero obbligazioni o titoli di debito a breve o medio-lungo termine, bond generalmente emessi da società non quotate in borsa. E questo per avere un canale alternativo da dove reperire liquidità, così come già sperimentato per il turismo veneto e per i giochi olimpici di Cortina. La proposta ha già ricevuto il benestare dell'assessore regionale al turismo Mauro Febbo. Il mini bond è un'opportunità interessante che noi abbiamo voluto percorrere per gli imprenditori della nostra regione, perché in un momento di difficoltà come questo, dove comunque gli impegni economico-finanziari indispensabili sia per impegni presi ma anche per gestire questa emergenza, ci danno la possibilità di poter sviluppare in tempo abbastanza stretto la possibilità di poter accedere a canali di credito alternativi e quindi di liquidità, sia per affrontare la difficoltà del momento che per ripartire. Eventualmente avremo la possibilità di ripartire con dei regolamenti chiari e con delle responsabilità ben precise. Andiamo a Teramo. Le rigidissime misure di sicurezza applicate dalla ASL nell'ospedale Mazzini stanno dando i risultati sperati. Zero contagi ormai da giorni all'interno della struttura sanitaria, che ormai è blindata e completamente sicura. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Nessun contagio da giorni all'interno della struttura, un ospedale blindato e sicuro. Stiamo parlando del Mazzini di Teramo, che dopo essere stato sorpreso inizialmente dallo tsunami coronavirus, si è riorganizzato in maniera esemplare. Come prima cosa la trasformazione dell'ex sanatorio, che è diventato un terzo lotto interamente Covid, con l'ampliamento del reparto di malattie infettive, la creazione di una rianimazione dedicata, sale operatorie di emergenza e posti letto per malati oncologici positivi. All'interno dell'8-3 erano presenti l'hospice, il reparto di psichiatria e il reparto di malattie infettive. Proprio quest'ultimo era un reparto che da poco ristrutturato, che presentava tutti i requisiti per ospitare pazienti contagiosi. Per tale motivo abbiamo così deciso che per rispondere all'immediata emergenza sanitaria di trasformare quest'area in un'area dedicata a Covid.
Gli ingressi del Mazzini sono tutti attualmente presidiati. Chiunque si rechi oggi in ospedale deve passare per un pre-triage esterno. Chi poi deve ricoverarsi dovrà effettuare prima un tampone, essere sistemato in una stanza singola in attesa della risposta. C'è anche la possibilità di eseguire una TAC esterna per evitare contaminazioni nel reparto di radiologia. Ad oggi c'è una chiara suddivisione dell'area di degenza Covid rispetto a quella no Covid, e questo naturalmente è un sistema che ha funzionato, almeno sta funzionando sino ad ora. Basta pensare che il personale sanitario che è regolarmente sottoposto all'esecuzione di tamponi non ha fatto più registrare casi di positività da alcune settimane. Un'altra decisione molto importante adottata dalla nostra ASL è stata quella di dotarsi di una TAC esterna mobile posta nelle immediate vicinanze del pronto soccorso, raggiungibile con un percorso esterno, e che è uno strumento molto importante nell'iter diagnostico del paziente affetto da Covid. Percorsi rigidi in sicurezza al Mazzini anche per chi deve subire operazioni chirurgiche. In questa sala prevalentemente possono essere svolti interventi specialistici, neurochirurgici, di chirurgia vascolare e di chirurgia ortopedica. Una volta effettuato l'intervento chirurgico, gli operatori sanitari, mediante delle procedure codificate, effettuano degli step di decontaminazione attraverso due zone filtro. Una serie di misure fortemente contenitive, quella che l'ASL di Teramo ha inteso applicare al Mazzini e che ha dato come risultato il contagio zero e tanti guariti. Un ospedale che, a parte qualche insicurezza iniziale, ha contribuito a salvare la città dalla pandemia. Ci spostiamo di poco a Giulianova. Proseguono le visite degli esponenti istituzionali della regione nei nosocomi abruzzesi. Questa mattina il sottosegretario alla presidenza della regione D'Annuntis è stato proprio nei reparti dell'ospedale giuliese, accompagnato dal manager dell'ASL di Teramo di Giosia, dal sindaco di Giulianova Costantini. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Nei mesi dell'esplosione della pandemia da Covid-19, l'ospedale di Giulianova ha garantito i servizi sanitari in sicurezza. In accordo tra primari e task force della ASL sono stati attivati due percorsi differenti, uno per pazienti sospetti Covid e l'altro per coloro che hanno avuto la necessità di ricoverarsi per altre patologie. Stamani il personale della struttura del Maria Santissima dello Splendore hanno ricevuto la visita del sottosegretario della Regione Abruzzo, D'Annuntis, accompagnato dal manager della ASL di Giosia e dal sindaco Costantini. In questa fase emergenza tutti si sono comportati bene, a partire dai cittadini che hanno rispettato le disposizioni nazionali e regionali, per poi passare per gli operatori tutti, dal primo all'ultimo, che instancabilmente in questi tre mesi si sono dedicati per la nostra sicurezza. Per la visita di oggi rientro in un ampio quadro di interventi e di iniziative che la Giunta regionale sta facendo sul territorio. Infatti le settimane scorse c'è stata la visita da parte di altri consiglieri regionali e del Presidente Marsiglio ad altre strutture del nostro territorio. Quindi veniamo qui per essere vicini a queste realtà e per ringraziare gli operatori per tutto quello che hanno fatto e che faranno in seguito. Era importante far sentire la presenza anche della direzione, che siamo vicini a tutti gli operatori e che, come possiamo dire, lavoriamo al loro fianco. Volevo ringraziare l'ospedale Giulianova che ha dato la possibilità di nel padiglione est, appunto, di ricoverare delle persone che dovevano essere attenzionate prima dell'accertamento dell'esito del tampone, al fine di salvaguardare l'integrità dei presidi ospedalieri da eventuali contagi. Ecco. Tutti sono stati disponibili e, come possiamo dire, hanno capito il senso e la responsabilità che ognuno deve mettere in campo in questo momento. Ne siamo fieri e questa è la ASL, e grazie all'ospedale di Giulianova, grazie a tutti gli operatori, i medici, infermieri, operatori sanitari che hanno lavorato e si sono prodigati per l'attività dell'azienda. Il maggio del Gran Sasso Science Institute per le scuole è un progetto della Scuola Superiore Universitaria dell'Aquila. 12 lezioni rivolte agli studenti delle scuole superiori, ma accessibili a chiunque, e in cui si confronteranno temi di scienza e attualità. Vediamo. Il Gran Sasso Science Institute entra nelle scuole, per via telematica ovviamente, tramite un progetto rivolto agli studenti delle scuole secondarie. Si tratta di 12 lezioni
pensate per gli studenti delle scuole secondarie, ma a cui tutti possono in realtà assistere, e che vanno dalla ricerca della materia oscura alle onde gravitazionali, alle macchine di Turing, alla situazione che stiamo vivendo della pandemia, quindi c'è la matematica delle epidemie, qual è il futuro delle nostre città dopo che sarà passata, speriamo, questo problema che tutti quanti stiamo vivendo, e anche naturalmente come le aree interne italiane possono, qual è il modo giusto per reagire. Quindi sono lezioni ma molto attuali. I docenti del prestigioso Istituto Aquilano affronteranno temi di grande attualità, dall'emergenza Covid alla matematica di Netflix. L'obiettivo è quello di stimolare i più giovani anche su argomenti che trascendano il programma scolastico, in un periodo in cui la scuola ha subito una battuta di arresto. Io ho immaginato questi studenti a casa, come dire, seguendo naturalmente le lezioni telematiche, ma ho pensato che potesse essere da un lato una distrazione, dall'altro uno stimolo, andare al di là del programma scolastico con queste sollecitazioni, diciamo così. Noi ci sentiamo molto coinvolti con il territorio, ovviamente, e abbiamo pensato insieme ai miei colleghi di fare non solo le lezioni telematiche per i nostri studenti di dottorato, ma offrire un calibrato, naturalmente in maniera più divulgativa, offrire delle lezioni anche alle scuole dell'Aquila, dell'Abruzzo. Ma non solo, il link tramite cui accedere allo streaming delle lezioni è pubblico, così chiunque potrà partecipare. A Pescara riaprono i parchi cittadini. L'assessore Santilli risponde alle opposizioni sui problemi generati da eventuali assembramenti nelle aree verdi del capoluogo adriatico. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Assessore, prosegue la riapertura dei parchi cittadini a Pescara, ne sono stati già riaperti 17, entro l'inizio della prossima settimana ne riapriranno altri e riaprirà anche la riserva d'Annunziano. Questo è un dato importantissimo. Dalla settimana scorsa abbiamo riaperto già 17 parchi dislocati nelle varie zone di Pescara, i Colli, Portanova e Centro. Dalla prossima settimana apriremo altri 17 parchi, quindi arriveremo a un numero più o meno di 35-36 parchi fruibili per la popolazione di Pescara, tenendo conto sempre delle zone di Pescara, sia Portanova, sia i Colli che Pescara Centro. La riserva d'Annunziana, che è il nostro polmone verde, la parte più bella dei parchi di Pescara, la riapriremo anche questa lunedì, in quanto abbiamo dovuto fare delle manutenzioni particolari e straordinarie per mettere in sicurezza i percorsi, il laghetto, tutto ciò che è all'interno della Pineta d'Annunziana. Nelle ultime ore c'è stata anche un po' di polemica da parte delle opposizioni che hanno parlato di scarsi controlli della protezione civile all'interno di questi parchi dove si possono creare degli assembramenti di ragazzi. Abbiamo chiarito proprio adesso in commissione, c'è stato certo da parte della protezione civile controllare 17 parchi dalla mattina alle 7 fino alle ore 21 non era facile, in quanto loro poi seguivano anche altre problematiche, cioè loro ci hanno dato una mano, stanno consegnando le mascherine in giro per Pescara, hanno seguito la riapertura dei mercati, quindi la protezione civile con il personale a disposizione ha avuto qualche difficoltà, però io da questa mattina mi sono messo al lavoro con la speranza di trovare qualche altra associazione, ma penso che l'avremo, per far sì da controllare un po' più da vicino i parchi, ma soprattutto per il distanziamento, perché purtroppo i bambini sappiamo benissimo che non è facile tenerli sotto controllo. Una cosa che mi preme sottolineare, e questo vorrei che la cittadinanza di Pescara lo capisse, I giochi all'interno dei parchi non è una decisione mia quella di non farli aprire, ma ho dovuto seguire il DPCM Conte, che parlava molto chiaramente della riapertura dei parchi, ma soprattutto della chiusura dei giochi. Quindi i giochi all'interno dei parchi sono stati tutti nastrati, con la speranza che i ragazzi non rompano questi nastri che abbiamo messo.
È tutto per questa edizione del TG6, il prossimo appuntamento con il nostro telegiornale è alle ore 23, trovate on demand se volete i nostri servizi come sempre sul canale YouTube dell'emittente e sul sito www.tv6.it. Da parte mia vi auguro una buona serata.